Bentornati a questa nuova puntata di New Magazine. Apriamo parlando di un albero straordinario ma ancora poco conosciuto, la paulonia, che può trasformarsi in attività imprenditoriale. Il lessico degli italiani degli ultimi anni si sta arricchendo di sempre nuovi vocaboli: eco, bio, verde, fotovoltaico, biomassa, energie rinnovabili, cippato, pellet, pirogassificazione, compostaggio, differenziata. Questi vocaboli fondamentalmente fanno parte di un nuovo tipo di fare impresa che si chiama Green Economy. Per parlare di questo argomento e anche approfondirlo in un certo modo, abbiamo invitato oggi in studio la dottoressa Simona Rosito, amministratore di una dinamica società italiana che si chiama Future Green. Dottoressa, buongiorno. Di che si occupa Future Green? Sì, si occupa prevalentemente, la ringrazio per avermi invitata, si occupa prevalentemente di Green Economy. Abbiamo pensato di strutturarci con un progetto che è davvero innovativo, forse unico in Italia, per aver racchiuso un po' tutti i vocaboli di cui lei descriveva dignitosamente il successo, che oggi potremmo rinchiudere in quelle parole, e la capacità di organizzare un'idea industriale facendola condividere dal territorio, dall'ambiente, tutelando l'ambiente, e dagli imprenditori di varia natura, dall'imprenditore agricolo a quello industriale. Beh, innanzitutto devo dire complimenti, adesso vedremo di capire assieme meglio di che si tratta. Però, tornando un passentino indietro, la Green Economy è nei fatti un sistema per fare impresa, un fare impresa che si può fare in Italia nonostante la crisi e che, come sentiremo dalla dottoressa Rosito, può essere anche molto profittevole. Quindi un fare impresa è un fare business nella salvaguardia del territorio e dell'ambiente, potendo consentire uno sviluppo assolutamente sostenibile. Ho letto qualcosa sul sito della vostra società, ho letto di questo progetto Paulonia. Facciamo un punto di partenza. La Paulonia è una pianta. Quali sono le caratteristiche peculiari di questa pianta? Intanto per noi è stato essenziale individuare quali erano le carenze, per esempio nel circuito delle biomasse di cui ci interessiamo nel progetto, e tra le priorità della efficienza di questa idea industriale è quella di aver individuato un clone cosiddetto di paulonia che ha consentito, noi ne deteniamo oltre che 5 capaci di poter soddisfare varie aree e varie territorialità, che potesse in qualche modo garantire l'alimentazione delle piccole e grandi centrali a biomassa, problematica annosa da tempo e che ha consentito a noi di studiare quali potevano essere i rimedi di questa soddisfazione e potessero essere le qualità di questo prodotto. Chiedo scusa se la interrompo, si tratta fondamentalmente, come per molte delle tematiche che interessano lo sviluppo sostenibile, di un passaggio centrale attraverso l'attività di ricerca scientifica. Esatto. Voi avete sviluppato un clone, un clone, poi magari chi ci ascolta pensa a cose chimiche, ma nei fatti è una selezione, immagino, di una pianta, che vi consente di poter andare a operare sul territorio con un certo tipo di pianta che ha una caratteristica, io ripeto, leggevo, non sono un esperto della materia, che ha una crescita molto rapida, se non erro, e ha una, proprio come tipologia di pianta, delle caratteristiche importanti, almeno a mio parere, assorbe molta CO2, giusto? Sì, esattamente. Le caratteristiche essenziali sono quelle di crescita rapida, di chiusura della filiera corta da biomassa, legno e energia, perché produce un ottimo legno di qualità in 3 anni di sviluppo, con diametri pari al 30% circa, di centimetri, e un'altezza pari a 12 metri. Le caratteristiche sono fondamentali per garantire un'ottima resa ed efficientamento per le centrali a biomassa e nonché un ottimo sviluppo del legno in varie opzioni, Quindi, voi garantite una filiera completa.
Sì, esattamente, noi garantiremo una filiera completa, il ritiro è a carico nostro, ci sono delle rese per il mondo agricolo assolutamente interessanti e la caratteristica essenziale è quella di sviluppare in poco tempo e dare, come dire, un risultato sia all'ambiente che alle imprese. La cosa importante è che la foglia larga è un grande ed ottimo assorbitore di CO2, tanto che un albero può assorbire 22 kg all'anno di CO2 e rilasciare in ossigeno 6 kg. Caspita, interessante. E poi avevo avuto informazione anche sul fatto che l'impianto radicale della paulonia ha delle caratteristiche sue peculiari in quanto è fittonante, giusto? E quindi immagino possa essere anche utile per quelle aree in cui esiste un dissesto idrogeologico, proprio come contenimento dei dissesti possibili. Assolutamente sì, sono partiti già dei progetti perché abbiamo partner di rilevanza nazionale che hanno condiviso l'idea a sostegno della garanzia della serietà e anche della scientificità dei vari prodotti e brevetti che la Future Green detiene. La caratteristica essenziale è proprio questa radice fittonante che serve a preservare il rischio idrogeologico. Quando si vede nei vari disastri potrebbe essere assolutamente garantito da una semplice pianta che va a tutelare il territorio, bonificare l'ambiente, come avverrà in alcune aree, ci proponiamo di aiutare le aree per esempio della Terra dei Fuochi o del Tarantino dove risiede l'Ilva, per ossigenare l'ambiente e per realizzare un ottimo strumento contro il rischio idrogeologico. Ma non solo, forse in quelle aree, avendo sempre letto, perché mi sono ovviamente informato e documentato minimamente prima di farla venire qui in studio, ho letto che l'impianto radicale di questa pianta ha anche una peculiarità, una capacità di assorbire metalli pesanti. Sì, stiamo in arrivo su queste determinazioni a livello scientifico, sicuramente è un grande assorbitore anche di questo materiale, è chiaro che anche in quelle aree dove c'è un inquinamento fortemente radicato la pianta potrebbe essere un utile strumento per tutti quegli agricoltori che oggi hanno terreni inutilizzabili. Siamo per l'utilizzo di questa pianta nei terreni chiaramente inutilizzabili o marginali, inutilizzabili per via della impossibilità di fare agroalimentare, di coltivare agroalimentare e la capacità quindi di provare a rimettersi in sesto nel mondo agricolo con una nuova cultura che porti anche un reddito sicuro. Certo, beh comunque da quello che ho capito, leggendo un pochettino, ripeto, sul progetto vostro di Future Green, queste sono, tra virgolette, possiamo chiamarli optional, perché nei fatti Il vostro progetto è più ampio. Esatto. Cioè voi andrete a coprire una filiera completa, ossia fornite le piantine, immagino, okay? Sì, esatto. O le talee, e poi successivamente garantite con una fideiussione assicurativo bancaria, se non erro, i tagli successivi per un certo numero di anni, quindi garantendo una resa per ettaro assolutamente interessante. Io lo vedo dal punto di vista finanziario, che è più diciamo il mio know-how che non quello dell'imprenditore agricolo. E mi facevo due conti prima e mi risultava, ma mi dica lei se è corretto o meno, mi risultava una resa del 30%, considerato un momento di crisi finanziaria come questo, in cui non si sa bene più dove mettere i propri risparmi, mi sembra che possa essere un investimento interessante. Assolutamente sì, soprattutto per il mondo agricolo che è stato attanagliato. 30% netto dai miei calcoli, all'anno. Sì. Chiaramente al taglio il maggior utile di acquisizione, diciamo, della resa del prodotto, ma la cosa interessante è che si dà un'alternativa e una diversificazione alle colture del mondo agricolo garantendolo nel ritiro. E siamo sicuri di essere così garanti perché al bordo poi di queste aree in cui si farà filiera corta, cortissima, noi andremo a posizionare i nostri pirogassificatori per la realizzazione di energia elettrica non da noi, ma in collaborazione con gli imprenditori agricoli e gli imprenditori del territorio e facendo sinergia col territorio, creeremmo occupazione e valorizzeremmo la produzione di semilavorati del legno. Ah, fantastico, direi che è un progetto assolutamente interessante.
E passando un attimo di palinfrasca, si usa dire così dalle mie parti, lasciando un attimo la Paulownia e Future Green, lei è anche una, anche e soprattutto una rappresentante di quella giovane imprenditoria e di quei cervelli che hanno deciso di rimanere in Italia e di investire in Italia. La Puglia come si colloca oggi a livello nazionale su questo tipo di nuova economia, di green economy? Intanto tra i giovani industriali c'è stata sempre la premessa di voler puntare per uscire dalla crisi sull'innovazione, sui brevetti e sulla scientificità dei prodotti e dei progetti industriali. Su questo ha puntato Future Green e Future Green è inserita in un contesto, quello del Foggiano, perché siamo foggiani, in una realtà difficile ma anche prona e soprattutto propensa all'acquisizione di innovazioni e di tecnologie sulle energie alternative prevalentemente, quindi noi siamo già molto avviati in questo settore. Bene, e il rapporto con il mondo scientifico? Parlavamo prima di ricerca scientifica, qual è la sua sensazione e percezione sulla necessità di investire nella scienza, investire in ricerca, investire in sviluppo tecnologico? Voi avete rapporti con il mondo scientifico, avete collaborazioni? Assolutamente sì, abbiamo più collaborazioni con varie università italiane e tutto il nostro studio, la nostra progettualità e la nostra idea imprenditoriale si basa assolutamente sulle innovazioni che crescono giorno per giorno aggregando anche grandi professionalità e grandi operatori del settore. Per esempio ringrazio fortemente gli agronomi che sono alla base di questo progetto, come gli ingegneri e tutte le professionalità imprenditoriali che oggi si accodano per garantirsi un futuro diverso. Beh, io devo dire che è un progetto assolutamente interessante e io ritengo vincente, tant'è che magari al termine della trasmissione ho qualche ettaro di terreno e magari mi dà qualche suggerimento come metterlo a reddito in maniera assolutamente più proficua di come non lo è adesso. Ma detto questo, io sono curioso, abbiamo capito un attimino che si tratta di una pianta interessante con una crescita molto rapida, eccetera, eccetera, ma il legno, ossia il legno di Paulownia ha delle sue peculiarità, è un legno che può servire esclusivamente per essere trasformato in cippato oppure è un legno nobile? Come state lavorando, ma anche per fare capire a noi, a chi ci ascolta, magari possono essere degli interessi in tal senso. Assolutamente. Miei per primi, ovviamente. Sì. Io sicuramente voglio concentrare l'attenzione sull'albero, che non è l'unico strumento del progetto, ma è essenziale per capire quali sono le caratteristiche peculiari di questa idea. In primis l'albero si suddivide in due parti, fino a 6 metri aveva un tronco libero da nodi, il suo legno è duttile, malleabile, chiaro, capace di poter penetrare in tutte le condizioni imprenditoriali possibili, dall'utilizzo nei parquet, barche, strumenti musicali, a quanto altro possa essere pensabile, se attraverso anche brevetti nostri, per l'utilizzo in bioedilizia. Infatti punteremo moltissimo sui suoli da riedificare in bioedilizia. Questa è un po' una logica nostra, perché ambientalisti, perché associati al movimento Fare Ambiente, a cui deteniamo una grande stima, un grande rispetto, e riteniamo che sia utile salvaguardare prima di tutto l'ambiente in questo progetto. L'altra metà dell'albero viene assolutamente condivisa per alimentare tutte le centrali a biomassa. Infatti avremo grandi partner a livello internazionale che acquisiranno la materia prima per via del fatto che le componenti sono essenzialmente utili per le centrali a biomassa, vanno a certificare la materia prima di prodotto, hanno un'umidità, la Paulownia al di sotto del 30% al taglio, dopo un mese scende al 10%, e quindi viene eliminata assolutamente l'essiccazione, che è una prefase prima della produzione di energia nelle biomasse, nei processi a biomassa. È sicuramente un utile strumento che va a soddisfare finalmente la qualità del prodotto, ma anche la quantità del prodotto che oggi è inesistente per tali centrali. Beh,
dottoressa, interromperla è difficile, per cui come vede l'ho lasciata parlare, perché è assolutamente interessante quello che lei ci ha detto e ci sta dicendo. Io non posso fare altro che concludere facendole i miei complimenti e sicuramente i complimenti anche di molti dei nostri telespettatori, e che sia, posso permettermi di dire, di insegnamento anche a tutti quei giovani che decidono di fuggire da questo meraviglioso paese. Ci sono opportunità importanti, opportunità accessibili ai più. Il suo è un esempio sicuramente vincente, complimenti ancora. Troveremo magari modo di ritrovarci e di approfondire altre tematiche legate alla green economy. C'è il fotovoltaico di cui abbiamo parlato, ma c'è anche il compostaggio, la differenziata, ma sicuramente parleremo ancora di biomasse. La ringrazio, grazie a tutti voi.